Lorenzo è un ghostwriter, quindi uno scrittore che non ha successo, è amante però della scrittura, delle parole, è amante anche del cinema, e che insomma in vacanza studio quando aveva 20 anni a Las Vegas, in una notte folle e sotto effetto di peyote, si sposa con Elena, Andrea De Locu. Poi niente, quella notte però finisce così, non si vedono più per 20 anni, finché Elena non deve sposarsi seriamente in Italia, ma si ricorda che era già sposata a Las Vegas e quindi i due devono tornare dopo 20 anni nello stesso luogo, quindi a Las Vegas per divorziare. E quindi Lorenzo, che non ha mai dimenticato questa donna e quest'amore, si gioca il tutto e per tutto per riconquistarla. Sì. Allora, Dio pure il mio, Valeria, mio Dio, il mio personaggio Sara è un avvocato e quindi una donna con grande piglio e determinata e molto efficace anche nel seguire la sua amica e assistita, Andrea De Logo alias Elena nel film. E, però poi sotto sotto, insomma, nasconde le sue fragilità e sarà qui presente. Lucio Ricky Memphis, e c'ha pure il cognome americano, capito? Non è che ce lo siamo portato così, cioè, è pregno di valori lui. E Prendo. quindi sì, l'alfa e l'omega, abbiamo detto prima. E quindi io capitolo, non si può far altro, capito? Mi organizza la vita. All'inizio mi arrabbio un po', ma poi dico: senti, fai di me quello che vuoi. Dei ricordi sul set ce ne sono tanti, tanti tanti carini con Andrea, degli sguardi, momenti anche proprio in cui ci siamo trovate su un piano di una verità, no? Di un sentirsi realmente amiche e con lui che te lo dica fa, insomma, questi occhi, poi quando l'ho visto in mutande, insomma. Fantastico. È stato fantastico perché poi dopo lui ha questa serietà, capito? Cioè, ti porta questa sua ironia, ed è meraviglioso, è proprio un contrasto veramente interessante. E poi, scusami, Las Vegas, noi sulle macchine decappottabili eravamo, non so, è un ricordo bellissimo. Il freddo pure è un ricordo, e ci avevano dato, penso, le bottigliette d'acqua calda per scaldarci a un certo punto, perché era mattina nel deserto, sta macchina lanciata a tutta velocità. I ricordi sono tanti, ma sicuramente la parte a Las Vegas, non solo per una questione piacevole, anche per la grande fatica e il jet lag che non mi ha abbandonato mai. Veramente, ho tribolato. Ma innanzitutto io sono un regista, diciamo, non faccio un film ogni anno, ma ci metto un po' di tempo a farne, ne faccio uno ogni tot anni. E usciamo in questo momento difficile per tutti quanti e chiaramente, diciamo, abbiamo una responsabilità, siamo un po' gli apripista per capire il pubblico come reagirà, se avrà voglia di tornare in sala. Chiaramente per noi c'è la speranza di intercettare il gusto dello spettatore e dargli la possibilità di stare spensierato un'ora e mezza, di divertirsi e di ridere e commuoversi con noi, con il nostro racconto.